Oggi parleremo di trombofilia. Argomento importante perché può avere gravi conseguenze sulla qualità della nostra vita, anche impreviste, quindi bene sicuramente conoscerlo. Ne parleremo ovviamente con un esperto specialista di medicina interna su emostasi e trombosi, il dottor Leonardo Di Gennaro. Benvenuto. Grazie, salve a tutti. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, sicuramente quando insomma, diciamo il termine trombofilia possiamo immaginare, nel senso comune, i più possono pensare a gambe, insomma arti inferiori, mentre invece scopriremo che tutto il corpo può essere in un qualche modo coinvolto, con gravi rischi. Sì. Trombofilia un po' designa un'attitudine, chiamiamola così, da parte del sangue a ipercoagulare in determinate condizioni. A volte questi sono fattori congeniti anche, però i distretti interessati non sono solo quelli venosi degli arti inferiori, come a volte si può pensare, ma possono essere anche quelli arteriosi, quindi riguardare il distretto coronarico piuttosto che quello cerebrale. Assolutamente. Esatto, e questo è molto importante da sottolineare, anzitutto perché c'è un sentire comune che tiene conto solo di una parte del problema, ma poi perché, come abbiamo detto, i rischi sono molto molto pericolosi dal punto di vista proprio arterioso. Purtroppo sì, anche perché parliamo comunque della prima causa di mortalità, insomma, nella popolazione, è una delle prime cause anche di morbilità, se pensiamo all'infarto del miocardio, all'ictus cerebrale, ecco, ma anche la stessa embolia polmonare, che è una complicanza di una trombosi venosa degli arti inferiori nella maggior parte dei casi, è un evento che rappresenta una delle più importanti cause di mortalità, per esempio intraospedaliere. Quindi parliamo di problematiche molto importanti. Sì. E allora sicuramente chi è in ascolto si starà chiedendo: bene, come faccio a sapere se sono affetto, se ho dei sintomi che mi devono in un qualche modo richiamare l'attenzione? Beh, certo, i sintomi a volte sono un po' specifici, no? Se pensiamo al distretto venoso, molte volte un gonfiore improvviso di una gamba, in modo particolare una delle due già fa pensare ad altro molte volte, no? Si indaga in altre direzioni. Un gonfiore improvviso di una gamba, magari dopo un periodo di ipomobilità prolungata, associata magari a dolore, ad arrossamento, a questa sensazione di calore che proviene dalla gamba, di solito ti deve sempre portare a indagare in senso, diciamo, anche vascolare. E questo in una trombosi, per esempio, in una sospetta trombosi venosa dell'arto inferiore, perché se poi andiamo a pensare alle complicanze come l'embolia polmonare, molte volte il sintomo può essere davvero ambiguo, una tosse stizzosa che dura da diversi giorni, ma anche una improvvisa perdita di coscienza, un dolore toracico, quindi sintomi che a volte ti fanno pensare anche a tutt'altro. A tutt'altre cose o a non sospettare nulla di grave. O a non sospettare nulla di grave, certo. E vediamo un attimo, abbiamo parlato di gonfiore. Tante volte a una donna in gravidanza le si dice proprio: attenzione, se ti si gonfiano le gambe, immediatamente segnalare, perché potrebbe esserci poi definita una trombosi. Certo. Ma non siamo sullo stesso campo o sì? È possibile. Purtroppo è molto difficile diagnosticarla in quella fase, perché la gravidanza di per sé ti altera la circolazione venosa, quindi il gonfiore agli arti inferiori è normale. Può essere abbastanza normale. Però chiaramente il dolore che ti evoca una trombosi molto spesso è un dolore che ti porta a fare degli approfondimenti anche, diciamo, di laboratorio in senso emocoagulativo, e questo ti può aiutare ad arrivare prima ad una diagnosi che potenzialmente può essere pericolosa. Poi in gravidanza si può immaginare è tutto più complicato, legato anche al fatto che siamo di fronte alla possibilità di non poter utilizzare delle terapie, diciamo, certo, come in assenza di gravidanza. Per cui sì, sono sintomi che comunque ti devono portare, perlomeno devono portare all'attenzione del medico. Certo, però è una cosa che può accadere, cosa che ci fa, in fondo ci richiama l'attenzione su un'altra domanda. Qual è il target? Nel senso, è una cosa che può colpire chiunque, a qualunque età, uomini, donne, bambini?
Beh, quando parliamo di trombofilia in particolare, sì, si fa riferimento a un evento vascolare soprattutto in giovane età, cioè parliamo di un'età sotto i 55 anni, sotto i 50 anni anche. Molto spesso c'è stato in famiglia qualcuno che ha avuto eventi analoghi, In genere si indaga una familiarità di primo grado, la mamma, il papà, fratelli, sorelle in particolare, si escludono da queste indagini i nonni e gli zii, erroneamente spesso si fa questa ricerca un po' di patologie degli antenati, esatto, cosa che ormai non si dovrebbe fare più. E giustamente rispondendo alla domanda, questo tipo di indagini deve riguardare in modo particolare soggetti che hanno anche magari dei fattori di rischio. Mm-hmm. Io penso a una donna che assume una terapia estroprogestinica o magari una terapia ormonale sostitutiva nel periodo menopausale, oppure la stessa gravidanza. Ecco, queste sono condizioni che normalmente ti portano a fare questi approfondimenti anche in senso di laboratorio. Ok, quindi una familiarità c'è, ma non troppo lontana nel tempo. Il che significa che se un genitore ha soggetto a trombofilia, è bene che io figlia mi controlli con più accuratezza? Sì. La nostra idea è sempre quella di evitare di medicalizzare in modo eccessivo se non serve, tanto più in determinati contesti. La gravidanza è un periodo meraviglioso e lungi dall'idea di renderla una patologia. Certo. Però è una cosa buona e opportuna nel momento in cui ho appunto un papà, una mamma che ha manifestato trombosi in età giovanile e che ha scoperto di avere un'alterazione genetica, per esempio trombofilica. È una buona idea quella di fare alla prima possibilità l'esame anche nei figli. Com'è? E in generale esiste screening, prevenzione che si possa fare per sapere se si è in un qualche modo predisposti? Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è uno screening ben definito. La Società Italiana di Emostasi e Trombosi l'ha più volte, diciamo, confermato anche sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono degli esami standard. Prevedono il dosaggio di alcune proteine che hanno una funzione anticoagulante nel nostro sangue, come la proteina C, la proteina S, l'antitrombina, lo studio degli anticorpi antifosfolipidi e poi in modo particolare è importante andare alla ricerca di due mutazioni, quella per il fattore quinto Leiden e quella per il gene della protrombina, mentre è abusato inutilmente anche lo studio del gene MTHFR che è una delle prime cause di inappropriatezza, forse prescrittiva, che riconosciamo nel nostro ambito di coagulazione. E detto questo, cioè vale anche in via proprio di informativa quello di fare delle analisi per vedere se c'è una predisposizione? Allora, in realtà... Cioè non ho familiarità, non ho disturbi, non ho nulla, ma provo a vedere... È una bellissima domanda. Perché si finisce un po' a diventare ipocondriaci così, uno esatto. Fa altro che fare analisi su tutto. Però vero è che la prevenzione, comunque il muoversi in anticipo, è la carta più utile, più funzionale che abbiamo per individuare prima. È vero. Lo screening trombofilico in realtà non è indicato come indagine da fare a tappeto, no? In assenza esatto. Di criteri diciamo che lo consentano, anche anzi che ci obblighino a effettuarlo. Però è anche vero che effettivamente, per esempio, noi spesso abbiamo questo dibattito con i ginecologi, loro ormai prima di prescrivere l'estroprogestinico, la pillola, che può essere a scopo terapeutico, anche diciamo a scopo anticoncezionale, ormai fanno fare queste indagini di default per individuare un eventuale possibile rischio protrombotico da parte della loro giovane assistita. Questo perché ci sono stati casi in cui effettivamente l'evento trombotico, che a volte, ripeto, non è un evento che si cura in maniera così semplice e semplificata, lo scopri soltanto dopo. Quindi magari si pensa, giustamente, lo potevo prevenire se avessi effettuato delle indagini più accurate prima. Certo, ma questo ahimè vale un po' per tutto. Nella sua esperienza, quindi, qual è l'atteggiamento migliore da generica persona? Beh,
Allora, l'atteggiamento migliore è cercare appunto di ricorrere alle cure mediche, agli screening laddove c'è effettivamente un bisogno, no? Che può essere appunto quello di individuare dei fattori di rischio aggiuntivi in un contesto già abbastanza a rischio. Per esempio, ecco, se ho già avuto un genitore con delle problematiche vascolari magari occorse in giovane età, sarebbe giusto che anche io inquadrassi il mio profilo di rischio cardiovascolare attraverso magari uno screening trombofilico, oppure se oltre magari in assenza di questa familiarità, se io stesso ho degli ulteriori fattori di rischio aggiuntivi, magari l'obesità e una dislipidemia, ecco, il fumo. Ecco, può essere utile avere più informazioni per capire meglio quale può essere il proprio profilo di rischio trombotico. Capiamo comunque che eventualmente importante è affidarsi a mani di uno specialista che poi ci sappia indirizzare davvero verso situazioni da tenere o no sotto controllo, giusto? Sì, più che altro per evitare che poi il paziente faccia giri enormi per ritrovarsi sempre nello stesso punto di partenza. Nella stragrande maggioranza dei casi, direi il 70% dei casi, sono falsi allarmi, ingiustificati, ingiustificabili, e il paziente torna a casa contento, a volte anche un po', diciamo, perplesso, perché gli si dice: guardi, lei non ha assolutamente niente, può stare sereno, può vivere la sua vita normalmente. E questo è uno degli obiettivi che ci proponiamo, quello di evitare la medicalizzazione, certo, poi eccessiva. Laddove invece c'è la necessità, si interviene, ci sono terapie straordinarie, anche in senso preventivo oramai, per cui. Bene, rimanderò alla sua mail leonardo.digennaro@policlinicogemelli.it per qualunque informazione aggiuntiva. La ringrazio. Grazie moltissimo di questa sua partecipazione e magari rivedersi anche per affrontare qualche argomento. Grazie a voi per l'invito, sicuramente interessante. Grazie. Di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.